seconda concorrente è Elisabetta Boccia di Bisceglie in provincia di Bari. Sì. Molto bene. Allora, vedo. Buonasera a tutti. Buonasera. Devono essere tutti di Bisceglie loro, perché vedo che appena hanno sentito dire Bisceglie l'hanno subito applaudita. Grazie. Senta, grazie. Signorina Boccia, sì. Dunque, lei cosa fa nella vita? Io sono babysitter. Babysitter? Sì. Allora, lei ha il compito, certo non facile, di stare appresso ai bambini, magari di addormentarli, di farli, sì, stare, certo, lì buoni, 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 buoni. E qui alla corrida che cosa desidera fare? Vorrei cantare la canzone della Patti Bravo, Pazza Idea. Ah, bene. Oh, non è mica tanto facile. Allora, attenzione. Ma, cioè, le piacerebbe fare la cantante invece che sì, la... Sì, è il mio sogno di gioventù. Sì, sì, beh, è giovane ancora. Sì, sono ancora giovane, però è sempre stato il mio sogno. Va bene, non si sa mai. Diventare cantante professionista. Bene, se va a lezione può, sì, anche, certo, diventare... Allora, desidera avere il microfono? Sì, lo tengo in mano. Anzi, allora, questo... allora, me lo tengo io, questo. Ognuno... Prego, s'accomodi pure. Se immagino che tu sei qui con me, sto male, lo sai, voglio illudermi di riaverti qui. No, scusi, scusi. Sì, prego, 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 prego. Sì. La tonalità, non ho capito la tonalità. Non hai capito la tonalità? No, non c'è da capire. La signorina probabilmente... Non ha attaccato al momento giusto e la sta raccontando. Ecco, prego. Se immagino che tu sei qui con me, sto male, lo sai, voglio illudermi di riaverti. Vado male. No, no, non è che va male, è lui che non... Silenzio, per favore. È lui che non ha capito, cioè... È un caso, secondo me, straordinario. Cioè, per la prima volta noi abbiamo la possibilità di ascoltare una gentile concorrente che, anziché cantare la canzone, la recita. E allora, recitare le parole di una canzone non è facile. Quindi io, secondo me, dovresti accompagnare, far conto come se... Prego. Perfetto, prego. Perfetto. Ecco. Oh. Se immagino se tu sei qui con me, sto male, lo sai, voglio illudermi di averti ancora come un anno fa. Io stasera insieme ad un altro e tu sarai vivere di me, della mia gelosia che non passa più, ormai non passa più. Pazza idea di far l'amore con lui, sognando di stare a piangere con te, folle, folle idea di averti qui. Se io chiudo gli occhi sono tua, pazza idea di far l'amore con lui, sognando di stare ancora insieme a te, folle, folle, folle. Grazie, grazie. Per cortesia, l'ho chiesto per cortesia, e siccome fino ad ora abbiamo avuto sempre un pubblico molto educato, vorrei che dopo 10 anni lo stesso pubblico fosse ugualmente educato. Quindi quando si dice basta, basta, è inutile continuare, è giusto. Allora. Grazie a tutti. Grazie a lei. Grazie a lei, signor Ferrato. No, grazie a lei. Grazie. Vi chiedo scusa se mi sono permesso di fare questa osservazione, ma quando si fischia, poi a un certo punto basta, è inutile continuare, perché poi io chiamerei uno di quelli che fischiano, farei venire qua sopra e dirgli adesso continui lei, vorrei vedere che fa. E sia chiaro!
volta per tutte che non finisce al nostro quinto concorrente.